Emanuele Fiorini, ma intanto le chiedo, a distanza di un anno, perché è passato poco più di un anno, lei si aspettava tutto questo? Come diceva nonno, io pensavo che dovesse Manò che grandinasse. Ecco, senza scomodare suo nonno, insomma, lei ha fondato, perché è così, no? Io me lo ricordo, no? Le prime manifestazioni della Lega eravate pochi, eravate 10, 20 e lei era sempre in testa. Quindi dopo un anno però lei è uscito dalla Lega e adesso, che succede oggi, le chiedo? Ma oggi secondo me è successa una cosa vergognosa, cioè delle scelte a ridosso del Ferragosto senza coinvolgere tutti della maggioranza, il gruppo misto e la civica, ha fatto delle scelte che incomprensibili, proprio come dicevo prima, anzi scellerate. Il sindaco Leonardo Latini. Venerdì c'è stata una riunione al MET tra la Santa Martina e il sindaco Leonardo Latini e oggi viene fuori questa sorpresa. Ma qui è anche da porsi una domanda, chi è il sindaco di Terni? Se Leonardo Latini o Barbara Santa Martina, il commissario della Lega in provincia di Terni? Perché se la commissaria secondo me vuole fare valigie, perché da quando è arrivata ci sono stati più fuoriusciti che altro. Non è questo il modo di governare per il bene della città, perché se le mie scelte vanno condivise con tutta la maggioranza, premetto una cosa, non sono in cerca di poltrone, altrimenti non scendevo da un partito al 30% come qualcuno vuol far credere, ma voglio il bene della città e mi metto, come ho fatto sempre, a disposizione dei più deboli, voglio lavorare per la fascia più debole, per la gente in difficoltà. Che oggi purtroppo siamo in pochi a farlo, perché anzi non c'è, forse a qualcuno neanche interessa quello che accade alle fasce quelle più deboli. Ma il concetto è, abbiamo votato il bilancio, stiamo in maggioranza, non siamo chiamati su una decisione così importante. Poi quali sono stati i criteri? A questo punto vanno messi in discussione tutti gli assessorati. Nessuno scuso, perché per l'ambiente che cosa è stato fatto? Cosa è stato fatto in questi anni, in questo anno? Cosa è stato fatto? Dunque vanno messe in discussione tutte. Dobbiamo essere partecipi, ma ripeto, non per poltrone, anzi basta forse all'interno dei partiti decidere per poltrone, per giochi diciamo politici, ma hanno fatto delle scelte per il bene della città. Questo è fondamentale. E i criteri soprattutto che sono stati utilizzati per fare queste scelte. Quali sono stati? Io invito a congelare le deleghe anche a ridosso, diciamo entro lunedì alle 14, perché altrimenti occuperò il consiglio comunale. Anche perché Ceccotti, Cristiano Ceccotti che in provincia si occupa di immigrazione, come può andare a welfare, gestire pure strade, dopo tutto quello che poi è emerso, perché quello che è emerso è anche le denunce da parte del ministero, il quale ministero fa delle segnalazioni molto pesanti, le invia al comune ma le manda anche alla prefettura. Io credo che ci sia anche un conflitto di interessi, assolutamente non è tollerabile. La città ha bisogno di un cambiamento. Poi vedo le opposizioni che fanno i complimenti al sindaco Latini, allora a questo punto io posso pensare che qui è una continuazione col passato, cioè è proprio, siamo alla follia pura. Capisco i 40 gradi che ci sono, ma se qualcuno ha problemi si metta nel congelatore e si rinfreschi. Senta, ma lei insomma occupa, lei intanto l'ha sentito Leonardo Latini, ci ha parlato? Io ho provato a chiamare il sindaco dopo mesi e mesi che non lo sentivo e mi ha riattaccato, sa. Chi c'ha la coda di paglia purtroppo non sono io. Che deve fare Latini insomma, secondo lei? Latini deve convocare una riunione di maggioranza, non di capogruppi, di maggioranza, di tutti e 21, si mette intorno al tavolo e si decidono le deleghe di spostarle o darle a persone che hanno le qualità, le caratteristiche per ricoprire il ruolo, non per giochi politici. Diciamo che Latini invece non l'ascolta e quindi va avanti con la sua decisione. Nessuno. Benissimo, che succede? Io lunedì, se non c'è questo, lunedì alle 14, dopo le 14 occupo il Consiglio Comunale. Lei solo? Finché chi mi vuole seguire mi segua, io lo faccio per bene ai cittadini. Ma questo significa che è a rischio anche la maggioranza? Ma guardi, io non voglio mettere a rischio la maggioranza, perché poi c'è anche un detto che chi ha più buonsenso lo adoperi. Io... Quindi la vostra è una critica positiva, diciamo? Positiva, ma affinché avvenga veramente, si faccia il bene della città. Dunque, poi se sarà lui a decidere quali siano le sue sorti. Se non è in grado di fare il sindaco, faccia delle valutazioni. Forse è meglio percorrere un'altra strada. Senta, ma con lei quindi ci sono anche Anna Maria Leonelli, abbiamo visto Michele Rossi, Paola Pincardini. E la D'Agunzo non c'è, Valeria, non è però anche lei insomma, quindi siete in cinque, sì, praticamente, sì, cinque ribelli, possiamo definirvi così? No, non è cinque ribelli, cinque persone che non sono state coinvolte
considerando anche il fatto che i nostri voti, che non sono stati pochi, hanno fatto sì che è stato eletto lo stesso sindaco, è stato eletto il sindaco Ladini, abbiamo dato un contributo e i nostri elettori hanno dato fiducia al sindaco tramite di noi. Dunque vanno rispettati, ma queste scelte devono essere condivise, ma anche soprattutto per il bene dei cittadini della città, ma anche persone che ci hanno la possibilità di essere eletti. Un'ultima cosa, poi la lascio. Lei ha preso oltre 1000 voti, no? È stato il più votato. 1022, 1025. È stato tra i più votati, sì. Se non il più votato. Consiglio Comunale, che cosa sente di dire ai suoi elettori? Ai miei elettori che io combatto per le cose giuste e per le persone che sono veramente in difficoltà. Io voglio rompere un sistema, Isprano è stato un esempio, usciranno altre cose, non mi faccio corrompere e se condividono e credono in me, mi seguono. Io sto dalla parte loro, perché secondo me bisogna riportare la voce del popolo all'interno delle istituzioni e non che le istituzioni se ne sbattano altamente dei problemi dei cittadini o della voce dei cittadini. Non è più loro, non è tollerabile, questo non è tollerabile. Grazie Emanuele Fiorini. Grazie a te.